SIGEP 2019, immancabile l'appuntamento al Caffè Moreno, l'azienda di torrefazione napoletana che ha compiuto 60 anni pochi mesi fa e che è ben rappresentata in questa occasione dal suo amministratore delegato Claudio Percuoco. Buongiorno Claudio, bentornato. Salve, buongiorno a tutti. Quali le novità presentate qui in questo 40esimo SIGEP, l'edizione 2019? Le novità sono comunque rimanere nella tradizione, quindi Caffè Moreno si sta espandendo sempre di più sul territorio nazionale con le nostre miscele di espresso napoletano che stanno facendo sempre più presa sul mercato italiano, e quindi oggi abbiamo una distribuzione quasi capillare su quasi tutto il territorio italiano, e quindi per noi questo è un gran vanto, visto che l'espresso napoletano si è un po' rivalutato grazie a noi, anche a qualche competitor napoletano che comunque segue la nostra strada. E ancora accanto a te c'è la terza generazione, Vittoria Percuoco, che è tua figlia. Eh sì, questo proprio nella continuità dell'azienda, quindi nel discorso di continuità che diamo, fa capire che l'azienda è un'azienda familiare prima di tutto, i manager sono la famiglia, e quindi diciamo l'azienda si basa su questi principi, e quindi oggi con la nuova generazione sicuramente ci sarà anche un avvento di comunicazione diversa rispetto a qualche anno fa, e quindi l'avvento dei giovani sicuramente porterà una nuova comunicazione sui vari social, che poi spiegherà meglio Vittoria, che è qui presente accanto a te. Vittoria, tu non sei una millennial, hai qualche annetto in più rispetto a chi è nato dopo il 2000, ma il concept con cui stai andando a ragionare sulla comunicazione e il marketing della Caffè Moreno è destinato innanzitutto a loro. Diciamo che è servito questo mio ingresso in azienda proprio perché per stare al passo con quella che è la comunicazione, che al giorno d'oggi ha avuto un grande boom e che è incentrata sul marketing, comunicazione social, Instagram e Facebook. Diciamo che iniziamo a essere presenti anche noi per essere sia per portare la tradizione anche in questo nuovo mondo che cresce sempre di più ed è sempre più importante. D'altra parte, coloro che fanno parte della nuova generazione scoprono il caffè proprio spesso attraverso i social, lo assaggiano, si appropriano di questo gusto tutto napoletano in molti casi e lo apprezzano sempre di più. Sì, certo, comunque proprio i giovani sono in cerca di cose nuove anche sul caffè, su tante cose, nuovi prodotti come il ginseng che vengono presentati ogni giorno, quindi diciamo che andiamo avanti così e speriamo di essere sempre più presenti e coinvolgenti proprio con loro. Io nel frattempo mi sono lasciato coinvolgere dalla vostra miscela prima di fare l'intervista, perché mi hai fatto assaggiare il prodotto che presentate ormai da qualche anno nel corso di fiere, manifestazioni fieristiche, che è di una rotondità e di una profondità davvero straordinaria. Eh sì, diciamo che è il nostro cavallo di battaglia, fare un caffè bello, cremoso, corposo, nello stesso momento di un dolce gusto che rimane bello persistente anche per molte ore, quindi questa è la nostra forza. Tra l'altro quest'anno abbiamo fatto questo binomio con la San Marco, che presenta questa novità di questa macchina che vedete alle mie spalle, che è la V6, che è una macchina a 6 bracci con due operatori, che fa sì che i veri bar che hanno un grossissimo consumo di caffè anche con una sola macchina riescono praticamente a lavorare con 6 gruppi di caffè, quindi quello che può essere a volte per alcuni baristi un problema, cioè la lentezza della macchina a leva, che poi per noi non lo è, questo sicuramente va ad aiutare, quindi anche chi ha grossi consumi può lavorare con la macchina a leva, che per noi è un po' la combinazione finale perfetta assieme al nostro caffè. Lieto che riusciate a stare, come si dice in gergo, sempre sul pezzo, al passo con i tempi, e dunque congratulazioni Claudio. Vittoria, grazie per essere intervenuta, grazie per la disponibilità. Grazie a voi per questa opportunità, speriamo di continuare ad esserci sempre. Ci sarete naturalmente, così come da 60 anni a questa parte. Claudio, grazie anche a te. Grazie sempre a voi che ci date molta visibilità e anche a questa
vostra esperienza, che sicuramente ha fatto sì che ci avete dato una opportunità di comunicazione che sicuramente fa bene anche al nostro lavoro. Fa bene a voi, fa bene a noi, perché riusciamo a dare giusta informazione con continuità, fa bene a loro perché imparano sempre cose nuove relativamente a questo comparto. Noi terminiamo, accetto volentieri un altro assaggio della vostra miscela, quella che state proponendo qui al SIGEP 2019, tuttavia non andate via perché tra pochissimo torniamo con altra intervista e altre novità presentate qui a SIGEP 2019.